Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi mi arriva questo piego libri direttamente da Poste Italiane. Andiamo ad aprire il contenuto del pacco. Allora, mi aveva detto che mi sarebbero stati regalati dei fumetti e infatti eccoli qui. Abbiamo questo Zagor, tre uomini in pericolo. E un Tex Spettri, tra l'altro credo che sia uno di quelli originali, sì, perché c'è scritto 350 lire. C'è proprio infatti odore di profumo di fumetti vecchi. Vediamo, non riesco a trovare la data. Non lo so, non la trovo. Comunque, sicuramente abbastanza vecchio per essere a 350 lire, tra l'altro è il numero 80, quindi è sicuramente vecchio perché Tex sta continuando ancora adesso dopo anni e anni e anni. E invece qui abbiamo il nostro pacchetto vero e proprio. Purtroppo ho la camera in una posizione terribile, quindi magari poi alzerò quella per farvi vedere cosa c'è all'interno. Niente, da qui non si apre. Proviamo da qua senza amputarci le mani. Vedete che è un taglierino che quasi quasi non taglia neanche la carta. Quindi, retro container, ecco qui intanto i suoi contatti. Se volete andare a vedere sul account Facebook. E adesso andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Già vedo così, ecco fatto. Allora, abbiamo questo Joker. Scusatemi, mettiamolo bene a fuoco direttamente da Batman, la maschera del fantasma. C'è qualche piccolo difetto lì nella card lì sopra, ma niente di così grave. Guardate, tutto perfetto. Questo mi interessava davvero da tanto tempo perché volevo andare appunto ad una versione di Joker direttamente da quel film e questo con il caschetto, il suo jet così mi ispirava parecchio. Ok, faccio vedere anche qui dietro un attimo. Comunque per questo unboxing è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Alla prossima e ciao a tutti.